1500 lavoratori da Bari, Piazza San Giovanni a Roma per chiedere con forza di rimettere al centro il lavoro come priorità per il rilancio della terra di Bari. Centinaia di lavoratori da varie province hanno partecipato allo sciopero delle telecomunicazioni per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Mobilitazione interregionale di braccianti agricoli di Puglia, Basilicata e Calabria lo scorso 18 ottobre all'interno dello spazio 7 della Fiera del Levante di Bari. Ben ritrovati su CGL Bari Web TV, lo avete sentito dai nostri titoli, 1500 lavoratori da Bari e provincia in piazza San Giovanni a Roma lo scorso 20 ottobre hanno chiesto con forza alla nuova classe dirigente che si propone alla guida del paese di rimettere al centro il lavoro come priorità per il rilancio della terra di Bari. Il servizio da Roma. Protestare contro le politiche del governo Monti, fare proposte ma soprattutto chiedere risposte. La CGIL di Bari è tornata a chiedere con forza che le decine di vertenze dell'area metropolitana depositate al Ministero dello Sviluppo Economico possano trovare soluzioni rapide. E lo ha fatto a Roma, in piazza San Giovanni, sabato 20 ottobre. 30 i pullman, 1500 i lavoratori, giovani, pensionati, vittime delle diverse situazioni di crisi che coinvolgono un po' tutti i settori produttivi. In quest'ultimo anno in Puglia il tasso di disoccupazione è cresciuto di 3 punti percentuale, passando dall'11,6% a 15,2%. A queste persone bisogna dare delle risposte, noi ci aspettiamo che il governo nazionale, invertendo questa rotta sempre più improntata verso la stagnazione, invece orientata verso la crescita, possa dare delle risposte, un messaggio di speranza per il futuro, per chi il lavoro lo perde o per chi lo cerca, penso ai giovani, ai tanti giovani, ai tanti precari, la Puglia è una delle regioni con più alto numero di precari, il 19% della forza lavoro è costituita da lavoratori precari. Questo è quello che stiamo portando in piazza ed è bene che il Paese guardi in faccia la realtà e cominci a interrogarsi sulle risposte e sul cambiamento che si rende necessario. Ed è proprio l'area metropolitana barese ad essere maggiormente colpita dalla crisi. Si perdono posti di lavoro a tempo indeterminato e aumenta vertiginosamente la cassa integrazione. E quei posti altro non sono che l'anticamera della disoccupazione, perché non ci sono riconversioni industriali di rilievo. Coinvolti nella cassa integrazione gli stabilimenti Fiat e il gruppo Isotta Fraschini. Chiuso lo stabilimento barese dell'OM, azienda leader di costruzione di carrelli elevatori, per strada 300 famiglie. Stessa storia per Mercedes e Carenza. Licenziamenti in vista per i lavoratori della Ecoleader di Monopoli, a rischio i volumi produttivi della Bridgestone, una delle aziende più quotate nella produzione di pneumatici presente nella zona industriale di Bari. In obiettiva crisi il settore servizi e commercio, in paesi come Casamassima e Molfetta, dove la concentrazione di imprese del settore si attesta intorno al 40-50% del totale. Gli effetti della crisi della grande distribuzione sono destinati a ripercussioni gravissime su tutta la provincia di Bari, già provata dalla crisi in tutto il settore dell'economia indotta, per esempio nel settore agricoltura. In discussione l'intera organizzazione del sistema sanitario, a rischio un migliaio circa di posti di lavoro nella sanità privata e nella riabilitazione psichiatrica. Anche l'edilizia è in grave difficoltà. Nella provincia di Bari si è perso il 30% del totale degli addetti all'edilizia. 1500 aziende hanno cessato la loro attività e non sono state sostituite. Quindi non un cambio di ragione sociale, ma numerose aziende perse. 6.000 addetti in meno negli ultimi 5 anni nel comparto del mobile imbottito. Infatti in piazza a Roma anche i lavoratori della Natuzzi e di altre aziende come quelle del manufatto in cemento. Si pensi alla RDB che ha chiuso i battenti insieme alla Rivoli, alla Fantini Scianatico. Questi sono solo alcuni dei dati drammaticamente reali che i lavoratori hanno portato in piazza a Roma per rappresentare con la loro presenza la situazione in cui versa il territorio della provincia di Bari.
La CGIL di Bari ha chiesto al sindaco di Conversano di convocare le parti sociali in vista dell'approvazione del bilancio di previsione per il 2012, la cui scadenza è fissata al 31 ottobre. Concertazione negata da parte del sindaco, che ha ignorato la richiesta del sindacato sin da marzo scorso. Di fatto, con l'inizio del nuovo anno scolastico, sono aumentate le tariffe per i servizi a domanda individuale, ossia mensa e trasporto scolastico. In previsione si parla di un aumento del 65% della tassa sui rifiuti, e sempre per rimpinguare le finanze comunali i cittadini conversanesi potrebbero essere sottoposti anche all'aumento massimo dell'aliquota IMU sulle seconde case. Giornata di mobilitazione interregionale di braccianti agricoli di Puglia, Basilicata e Calabria lo scorso 18 ottobre a Bari, all'interno di Spazio 7 della Fiera del Levante. Il rinnovo dei contratti è una priorità che non può essere prorogata. Questo il titolo della manifestazione. Sentiamo le ragioni della mobilitazione da Nini Mincuzzi, segretario FLAI CGIL Bari, intervistato da Michelangelo Volpe. Sono quasi un centinaio i contratti provinciali scaduti da oramai 9 mesi, che rappresentano circa 70.000 lavoratori fissi e quasi 900.000 a tempo determinato e stagionali. Lavoratori che sono senza contratto in un settore in cui la retribuzione e i livelli professionali vengono definiti esclusivamente dai contratti provinciali da rinnovare. Di questo si è discusso nella giornata di mobilitazione interregionale dei braccianti agricoli di Puglia, Basilicata e Calabria a Bari lo scorso 18 ottobre. Obiettivo prioritario: sbloccare i rinnovi contrattuali del settore. Nella provincia di Bari è ancora forte il fenomeno del caporalato. Con la crisi continua a mordere anche il caporalato nella nostra provincia, e noi siamo in campo come FLAI CGIL con un'importante iniziativa che è quella del campo dei diritti. In queste settimane torneremo a battere le strade, le campagne della provincia di Bari in tutta la zona della Conca, penso a Terlizzi, penso a Bitonto, penso a Corato, proprio perché in quelle aree verranno utilizzati migliaia di lavoratori immigrati che molto spesso vedono negati i propri diritti e vivono una condizione di disagio perché non hanno la possibilità di trovare degli alloggi, delle condizioni di vita civili. I diritti per i lavoratori sono il primo obiettivo del sindacato. È necessario anche per il sindacato intraprendere una campagna per i diritti di quei lavoratori che oggi vivono già il disagio della condizione estrema. Noi abbiamo interessato della questione anche la prefettura e abbiamo chiesto di riaprire il tavolo provinciale contro il caporalato. Venerdì 19 ottobre, sciopero generale delle telecomunicazioni per il rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto a dicembre 2011. Centinaia di lavoratori da Bari e provincia hanno sfilato in corteo a Roma, chiedendo con forza la riapertura del tavolo per il rinnovo del contratto. Sentiamo i particolari nell'intervista al segretario provinciale della SLC CGIL Bari, Gigia Bucci. Noi abbiamo protestato perché il 31/12 del 2011 è scaduto il contratto collettivo nazionale, una scadenza che ha visto una trattativa ormai praticamente allo sbando, dove Aste, la parte appunto che rappresenta Confindustria per quanto riguarda le telecomunicazioni, non vuole sedersi al tavolo e non vuole discutere. I temi forti sono, almeno per quanto riguarda la CGIL, noi chiediamo il riconoscimento delle clausole sociali di salvaguardia occupazionale, un elemento di eticità professionale. È un elemento indispensabile oggi che possa davvero andare ad individuare, ad introdurre delle regole all'interno di questo settore, un settore che purtroppo è sempre più deregolamentato. La situazione di Bari e provincia è una situazione abbastanza articolata, nel senso che il nostro territorio ha ospitato e continua ad ospitare gran parte delle aziende di telecomunicazioni, leader oggi nel settore, tra cui Vodafone, Wind, anche per quanto riguarda la parte dei call center in outsourcing, penso all'azienda Transcom, che oggi gestisce la commessa INPS INAIL. Una situazione, un territorio che ha visto purtroppo aprirsi e delinearsi degli scenari drammatici dal punto di vista occupazionale. Penso alle esternalizzazioni di Vodafone, penso alle esternalizzazioni di Fastweb, penso anche alla tragica esperienza che hanno vissuto molti lavoratori dei call center, per cui cessata l'attività, cessata la gara d'appalto, cessato l'accordo commerciale con l'azienda appaltatrice, hanno purtroppo visto
visto svilire e frammentarsi il proprio contratto a tempo indeterminato e sono finiti praticamente per strada. E qui l'importanza normativa, l'importanza sociale anche delle clausole, per cui è necessario oggi fissare delle regole certe all'interno di questo settore. È chiaro che c'è qualcuno che ce lo sta impedendo, ma noi le conquisteremo con tutta la nostra forza. Termina qui il nostro settimanale di approfondimento, potete seguirci su www.cgelbari.it e potete seguirci anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre, tutte le mattine intorno alle 6:50. Grazie, arrivederci.